padri dei nostri padri erano in buona parte analfabeti, però passavano le serate, molto prima dell'invenzione della televisione, ad ascoltare racconti o a fare racconti. Ci si trovava nei fienili, ci si trovava nelle osterie, e il raccontare con o senza musica era praticamente la eredità diretta dell'epoca in cui gli aedi dell'antica Grecia e i trovatori medievali intrattenevano i commensali del potente che li ospitava nella maniera più semplice e intuitiva possibile, raccontando una storia. Raccontare significa far rivivere le cose, i soggetti raccontati. C'è chi dice che non esisterebbe niente senza la parola. Se non c'è un nome, le cose non esistono. In fondo la parola è, in un certo senso, come una sorta di bacchetta magica che dà la vita, che scocca una scintilla vitale a ciò che si racconta. E senza il racconto questi luoghi così lontani e fuori dai nostri orizzonti percettivi sarebbero scomparsi, non esisterebbero più. In fondo le montagne non sono esistite per millenni. Da noi in Occidente, prima del Settecento, prima dell'età romantica, le montagne non avevano nomi, erano totalmente ignorate perché erano inutili. L'alta montagna erano territori inutili, non si poteva coltivare, la caccia estiva diventava impossibile, difficile, e quindi venivano ignorati. Ma ignorandoli, non dando loro dei nomi, non raccontandoli, di fatto non esistevano. Hanno iniziato a esistere le montagne quando i primi esploratori si sono affacciati su questi territori, ma anche quando sono riusciti a raccontare e a trasmettere ciò che vedevano. Credo che più in generale in questi anni possiamo assistere, ed è almeno la cosa che esalta me, cioè quando ci si trova a vivere qualcosa che percepisci che diventerà un momento storico, che i nostri figli e i nostri nipoti vedranno come un momento storico. Cioè il momento, raggiunta la massima accelerazione, la nostra civiltà occidentale sta cominciando a decelerare, sta cominciando a riapprezzare un sacco di aspetti dell'andare più lenti. Ci sono le attività fisiche vere e proprie, cioè camminare, correre, che è comunque più lento che viaggiare in macchina, e c'è l'andare in bicicletta, c'è una maggiore attenzione alle storie, quindi in questo senso il racconto non può che essere un classico che ritorna, un conforto per l'anima di tutti noi, perché è qualcosa che sta nel nostro passato e abbiamo ben presente come qualcosa che ci dà delle sensazioni rassicuranti. Ci facevano i racconti la mamma, la nonna, il papà, ci facevano i racconti i grandi di casa, i grandi del cortile, e si fanno racconti abitualmente nei rifugi di montagna la sera, ci si scambiano opinioni sugli itinerari, le specialità, gli approcci diversi che hanno le persone che si trovano in queste piccole isole circondate dal buio della notte. E non essendoci cinema o balera, il racconto orale è l'intrattenimento per eccellenza. Quindi io quello che vedo è una bella decelerazione complessiva, di cui l'andare a piedi con uno zaino in spalla e il ritrovare tempo per ascoltare o fare dei racconti vanno a braccetto, perché sono figli dello stesso fenomeno, secondo me.